Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Siamo buongiorno. A ridosso della partita con il Bari, come sta la squadra? Allora, sembra di essere ripetitivo, ma non vorrei esserlo. Ci abbiamo la bella squalifica di Celli, il problema di Belardinelli, il problema di Curto, che ieri non ha fatto mezzo allenamento perché ha una piccola distorsione alla caviglia. Dobbiamo essere bravi a assemblare la difesa, perché ci mancano, diciamo, il 50% dei potenziali titolari, e quindi sto provando varie soluzioni per cercare di trovare la quadra da qui a lunedì, che c'è ancora tanti giorni, quindi da qui a lunedì arriveremo a una soluzione. La squadra, per il resto, dico, è in una buona condizione fisica, mentale, perché veniamo da questa striscia di risultati positivi importante in Serie B. Penso che sia l'unica squadra su Tirolo averla fatta, e quindi ci deve dare sicurezza, però allo stesso tempo sappiamo che lunedì ci aspetta una partita importante, non determinante, importante per mantenere una posizione di classifica di privilegio, e quindi, ma non sarà determinante. In termini di scacchiere, con riferimento alla partita di Cagliari, dove magari dopo ha sofferto un po' di più a fare il parto da solo, tu pensi di cambiare qualcosa inserendo c'era Mazzocchi, penso che Mazzocchi abbia fatto una buona partita sul piano di occupazione degli spazi. Poi è chiaro che ha trovato difficoltà, perché la palla l'avevamo poco rispetto a quello che abbiamo avuto il secondo tempo, quindi c'ho dei giocatori che possono giocare con Odogwu, oppure si può giocare anche senza Odogwu. Credo che è la squadra che deve aiutare più Odogwu, non il partner di Odogwu. Noi il primo tempo abbiamo sofferto, ma non per demerito nostro, ma per merito del Cagliari. Poi il secondo tempo, quando ho cambiato, e come ho detto dovevo farlo forse un po' prima, abbiamo trovato le misure. Se i numeri hanno detto questo, ci sta che qualcosa col Bari devo fare per non cercare di fare la stessa partita che ho fatto il primo tempo che con il Cagliari. Grazie. Alex? De Colle è la prima scelta per sostituire Celli, ti chiedo, e poi Pinetosa sarà lui a giocare al centro del mio tempo. Ho detto che ho provato varie soluzioni, le ho provate tutte questa settimana, ho provato De Colle, De Colle ha provato al posto di Celli, ho provato Davide, ho provato Vinetò dentro la linea, ho provato Vinetò un po' più largo. Ho detto devo provare soluzioni. C'è anche Berra, che ultimamente non ha giocato, che invece è andata, aveva fatto proprio lì, anche lì il terzino sinistro, in altre partite l'aveva fatto. Quindi devo provare le soluzioni e vedere quella che mi riempie più l'occhio per cercare di dare alla squadra una più tranquillità, mancando, ho detto, due giocatori, poi nella solita situazione ti può creare un piccolo disagio. Poi i ragazzi sono talmente bravi che riescono a sopperire anche questo. Domenica avevamo problemi, forse qualche problema in mezzo campo, ma la squadra ha risposto bene. Oggi l'abbiamo difesa perché mancano due giocatori, la squadra risponderà bene. Il risultato non lo so, però so che la squadra risponderà bene. Io ho una fiducia immensa di queste ragazze. Davide è pronto. Stiamo parlando di uno che è stato fermo 3 mesi e quindi fa fatica. Poi può essere la sua partita, non lo so. È il campo che determina le scelte. Quando io vedo le situazioni, ieri l'ho provato, ha fatto cose buone e cose meno buone, e quindi devo trovare soluzioni. Io devo guardare su Tirolo, non devo guardare il sindaco, il singolo. Quindi quando faccio le scelte le faccio in base, sicuramente anche controcorrente, ma io sono fatto così, devo trovare la situazione migliore, perché su Tirolo trovo il risultato. Poi può essere in logica, ma per noi c'è una vera logicità se lo facciamo, perché lo proviamo in allenamento. Buongiorno. Rispetto all'andata, che cosa temi di questo Bari concretamente? Oltre che ad essere agguerrito, lo sappiamo, però.
Ma c'ha dei giocatori, c'ha il capo, mi sembra il capo il vice capocannoniere, non so quanti gol ha, che dire, di uno in meno. Vice capocannoniere, sì. Quindi è un giocatore che va tenuto d'occhio, attacca gli spazi, bisogna stare attenti. Io non è che temo una cosa sola, ho rispetto, temo no, temere noi non temiamo nessuno, sul terreno non teme nessuno, ha grande rispetto per gli avversari ma non teme nessuno. E per il complesso, è una squadra che ha trovato una sua identità come l'ha trovata su Tirol, è una neopromossa, quindi complimenti anche a loro. E quindi se devo dire, devo temere solo una cosa, tutte le partite io dovrei temere una cosa. Invece noi cerchiamo di limitare il complesso di tutta la squadra, e del Bari ce n'ha, non è che sto a dirteli qua perché sennò agevolerei loro. Quindi credo che noi andremo a cercare di limitare le loro forze. Ecco, però se devo individuarne una sarei troppo limitativo per la mia squadra. L'andata è una delle poche partite, mi sembra, forse anche l'unica dove ha iniziato con il trequartista, no? I due attaccanti, Ogarlet. Sì, bravo. Sì. Questa volta per questa opzione. L'abbiamo provato. Cioè noi ogni settimana proviamo varie soluzioni, poi all'ultimo giorno tiro giù tutte le situazioni che abbiamo provato e cerco di trovare la migliore soluzione. Molte volte la azzecco, molte volte no, anzi forse a me è più quella che non azzecco che quella che azzecco. Questa è una soluzione che secondo me all'andata li ha trovati impreparati, adesso saranno preparati, quindi dovrò trovare qualcos'altro. E quindi abbiamo provato qualcos'altro. Però credo che ho dei giocatori che siano molto bravi a trovare le soluzioni nel contesto della squadra. Domenica, sì, sabato secondo me, quando siamo passati a tre quarti e due punte, abbiamo messo in difficoltà anche il Cagliari, una squadra importante.